un'oretta circa dall'inizio del concerto, alle 21:30, ho il piacere di avere Gino, Virgetto Gino. Io ormai lo conosco da quasi mezzo secolo. Prima per motivi lavorativi, ora invece ho il piacere, visto che siamo entrambi fortunati pensionati, abbiamo il piacere di sentirti esibire. Esibire, esatto, qui questa sera al Tortuga di Varese. È una bella occasione. Mi fa piacere rivederti, Roberto. Stai bene? Sì, penso di sì. Ti trovo bene, perché no? Eri più bello a Rai 1, però. Beh, Rai 1 è stata una bellissima esperienza, ma lì è perché ti truccano, qua non c'è il trucco, per cui niente, non si può fare nient'altro. Senti, parliamo un po' da quando hai iniziato. Io ti ho conosciuto che eri un cappellone, cappellone ai tempi, quando ho iniziato io a lavorare e lavoravamo insieme, e da lì la tua passione per la musica c'era già. C'era già perché io già dall'età di 12 anni ero già un fervido chitarrista. Poi a 15 anni, quando ho cominciato a lavorare, ho continuato a coltivare questa passione fino a oggi, che mi porta ancora ad aver passione e sto suonando e mi sto divertendo ancora come quando ero un po' più giovane, diciamo così. I nostri tempi, sai, io ero fase di Purple, c'era la famosa rivista Ciao 2001, che era la rivista per sapere qualcosa di rock, per sapere un po' le ultime notizie degli spostamenti dei cantanti. Per informarsi c'era solo Ciao 2001, oggi c'è la rete, si trova qualsiasi cosa in rete, anche cose stranissime, però insomma adesso c'è la rete. Ai nostri tempi c'era solo Ciao 2001, si poteva solo carpire qualche notizia e qualche appuntamento soltanto da Ciao 2001, tour, date in Italia di concerti importanti dei nostri amati Beniamini, e insomma era così. Sono cambiate le cose, sono cambiati i tempi, però insomma il rock resta sempre quello. Avrai cambiato sicuramente anche parecchi componenti della tua base, perché avendo iniziato da piccolo, logicamente non sei rimasto sempre con questo terzetto. Ci puoi parlare un pochino da dove sei cominciato e qual è stata l'esperienza più bella che hai fatto? Allora, non sto qui a rivangare il passato. Diciamo che con questa formazione attuale, Trio Gino, sono esattamente 7 anni che giriamo il nord Italia, Piemonte, Varese, qualcosa nel Comasco e la Marta Svizzera che ci ospita sempre nei nostri concerti. Forse paga meglio. Ma non tocchiamo questo tasto, va bene, si pagano qualcosa in più. E grande pubblico, fantastico, sono stupendi, molto calorosi e molto. E niente, siamo 7 anni che stiamo portando in giro questo spettacolo, abbiamo anche un CD di inediti al nostro attivo e lo stiamo portando in giro in tour, anche lo presentiamo, anche stasera presenteremo qualche. Dì pure anche il nome, dai. Il CD si chiama Il nostro ultimo lavoro, che è del 2020, è uscito a gennaio dello scorso anno. Si chiama Rock Down. È un gioco di parole che è legato al lockdown e perché è stato concepito durante il lockdown. E allora abbiamo deciso di chiamarlo Rock Down perché così è nato tutto nelle nostre cantine, nei nostri studi, nelle nostre piccole cose, spazi che avevamo a casa. Abbiamo fatto le tracce, ci scambiavamo i file tramite la rete, abbiamo messo tutto insieme e quando si è potuto finalmente uscire, siamo andati in uno studio di registrazione e abbiamo registrato. Quante volte, quante serate fate a provare in settimana? Fra la gioia delle mogli. Neanche una. Le nostre mogli sono contentissime perché non facciamo neanche una sessione di prove. Noi saliamo sul palco e quello che c'è da fare lo facciamo sul palco direttamente, senza bisogno di fare prove. Se ci sono dei pezzi particolari, chiaro, uno si fa un ascolto, tutte queste cose qui. E poi, vabbè, i pezzi inediti sono stati prima provati e poi sono stati poi messi su disco, diciamo così. Senti, l'ultima domanda che ti faccio è: su chi ti sei ispirato? Qual è stato il gruppo che ti sarebbe piaciuto essere come loro? Allora, io mi sono ispirato, il mio grande idolo era Roy
era e ancora Jimmy Page, è stato un grande chitarrista, Led Zeppelin, però insomma ci sono tante influenze. Io amo tutta la musica in generale, rock and roll e l'hard rock che è stato negli anni 70 mi ha veramente forgiato e sono uscito con questa cosa, con questi suoni nella testa e li sto rivivendo e li sto riportando in giro ancora adesso. Mi farai avere una copia del tuo CD, lo faremo anche a RTO, lo faremo mettere. Certo, te ne do io subito una copia e te la firmo anche. Rockdown, ricordate Triogino Rockdown. Ti lascio andare perché la tua voce deve essere pronta per i fans che stanno per arrivare e quindi buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie a tutti, love and peace.